Regione Lombardia non si è organizzata per tempo per la terza dose, è già in ritardo e peggio sarà tra un mese quando si aprirà ad altre fasce di età. Sono le parole della consigliera regionale PD Carmela Rozza che durante il suo intervento in aula sulla discussione della legge di revisione del sistema sanitario ha accusato la giunta di essere in ritardo nella campagna vaccinale dei richiami, evidenziando come il ritmo di 30-40 mila vaccinazioni al giorno sia troppo lento, perché porterebbe a ricevere la terza puntura non prima di febbraio a chi invece ne ha diritto già ora. Per la Rozza dunque bisogna riattivare al 100% gli hub vaccinali usati per la campagna delle prime e seconde dosi, che invece ora lavorano ridimensionati. Oggi sappiamo che il Ministero ha previsto che bisogna anticipare la terza dose al quinto mese. Quindi noi dovremmo aver vaccinato entro il 30 novembre per mettere in tutela tutti i nostri cittadini non più 1.600.000 persone, ma 3.200.000 persone, perché dobbiamo fare la terza dose anche a tutti quelli che hanno fatto AstraZeneca a luglio come seconda dose. E la regione che fa? Tiene smontati gli hub, fa lavorare quelli aperti al ritmo minimo e fa oggi la manifestazione di interessi per realizzare nuovi hub perché saremo al regime a febbraio. E nel frattempo la gente non si vaccina con la terza dose perché trova pochi appuntamenti, non viene tutelata, non vengono vaccinati gli anziani a casa che non possono uscire e siamo tutti a rischio. Forse a questa regione piace l'emergenza, infatti già fanno i conti di quante terapie intensive si potranno occupare e se dobbiamo aprire l'ospedale in fiera. Ma forse se vacciniamo nel tempo giusto i nostri cittadini non li manderemo in ospedale, non li manderemo in rianimazione.